Almeno 5 le vittime accertate di un incidente d'autobus domenica mattina in Belgio, a Ranst, pochi chilometri da Anversa. Il bilancio provvisorio parla di 3 adolescenti morti insieme al guidatore e ad uno degli accompagnatori, oltre a numerosi feriti. Il veicolo con targa polacca percorreva l'autostrada E37 quando, secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 6.30 ha deviato traiettoria e colpito il guardrail per poi rotolare giù per un pendio al bordo di un cavalcavia. A bordo viaggiavano una quarantina di ragazzi tra i 15 e i 17 anni. La maggior parte sarebbero di nazionalità russa, forse anche alcuni ucraini. I feriti più gravi, 5 sono in condizioni critiche, sono stati subito trasportati negli ospedali della regione. Ancora ignote le cause dell'incidente, nessun altro mezzo è stato coinvolto e non essendoci segni di frenata, le prime ipotesi parlano di un colpo di sonno del guidatore.